grazie, possiamo pure accendere le luci in sala perché noi vogliamo in contatto con il nostro pubblico. Io sono Emanuele, Emanuele Dietner, dello staff di Programmes & Games, sono il direttore, ma sono sufficiente il ragazzo che insieme al gruppo di Programmes & Games cerca di realizzare quella manifestazione a cui ci piacerebbe partecipare. E questo panel, questo incontro, questo talk che con Alessandro abbiamo voluto a luci accese perché voi siete invitati a discutere e a dialogare con questi autori che sono tutti sul palco, è uno dei progetti a cui teniamo particolarmente. Perché ci teniamo particolarmente? Perché non è la solita conferenza, non è il solito incontro, ma è in Crocevia di Arte e Cultura, che può essere Lucca, la collisione di uno dei nostri artisti di riferimento, Gabriele Dell'Otto, che sapete è stato uno dei nostri autori del poster 2014, quello che ha annunciato la rivoluzione di Lucca Comics and Games, Franco Lembrini, che mi è stato detto di presentare come un uomo che ha incontrato Dante, okay? E Alessandro D'Avenia. Alessandro D'Avenia è nuovo nel palcoscenico di Lucca Comics and Games e io, se Franco ha incontrato Dante, io ho incontrato Alessandro non più tardi di qualche mese fa su questo stesso palco in un bellissimo spettacolo con la regia di Gabriele Vascis, Ogni storia è una storia d'amore, e questo intellettuale, questo giovane intellettuale, il Prof 2.0 mi ha colpito perché lui vuole restituire la gioia di leggere, credo che sia particolarmente importante con un'opera fondamentale per noi, per la nostra cultura, per capire il nostro mondo, che è l'Inferno di Dante, poi ci direte se proseguirà anche con tutte le altre. Quindi in questa collisione rappresenta un po' il modo che qui a Lucca vogliamo per la cultura, perché la cultura, come diceva Tomasullo, è la parola coltivare, quindi prendersi cura con amore di sé e degli altri. E siccome voi noi siete al centro della nostra azione, credo che questi tre autori si prenderanno di cura con amore di voi, di Dante e dell'Inferno. Grazie e buon lavoro. Grazie. Bene, grazie della presentazione. Quindi avete capito che avete a che fare con delle persone strane, perché questo qui ha le visioni, vede Dante, ha incontrato Dante, dicono. Questo qui ha altro tipo di visioni, disegna delle cose meravigliose ma che nessuno ha mai incontrato, le ha incontrate lui, quindi l'unico normale tra i tre sono io, che proverò a moderare, perché questo fa un moderatore, la follia di questi due signori, perché ci vuole veramente del coraggio, siamo al limite della pazzia per concepire un libro che, mi diceva Franco, ha definito da comodino, ma molti dei suoi amici gli hanno detto no Franco, non è da comodino, è un comodino. Effettivamente vedete che ha un certo impegno, ma d'altronde Dante a questo ci costringe, a non minimizzare sulla vita. Mi ricordo, per cominciare, un giorno di lezione in cui cominciavamo le lezioni di letteratura del triennio con i miei alunni, e questa lezione introduttiva doveva servire a capire un po' perché noi leggiamo la letteratura. E avevo portato dei testi di vari autori che in qualche maniera affrontavano questo argomento. E alla fine di queste letture, di un colloquio, conversazione con i ragazzi, eravamo arrivati a una conclusione che Franco tocca nella sua introduzione all'opera, che insegnare e in generale la letteratura non servono tanto a dare risposte ma a porre le domande giuste. Dopo aver detto questa frase, che io credevo così di una certa anche bellezza e intelligenza, in fondo noi viviamo in un tempo in cui dobbiamo dire che la verità non esiste e quindi meglio porsi le domande, perché poi le risposte chi se ne frega se ci sono, no? Questo getta nello sconforto un adolescente. Tanto che una mia alunna alza la mano e con gli occhi imploranti chiede: ma professore, prima o poi arrivano le risposte? Allora io ho smesso di dire questa cosa, che comunque è vera, perché serve a
porre le domande giuste, e se non poni le domande giuste, le risposte non possono arrivare. Quindi bisognava unire i due aspetti, ed è stato uno dei tanti momenti in cui i miei alunni mi hanno insegnato qualcosa sulla realtà che a me sfuggiva. E quindi, a tema, quello che vogliamo mettere in questa chiacchierata che facciamo con Franco e Gabriele è proprio questo: ma voi ci credete al fatto che la grande letteratura non sia altro che un modo di porre nella maniera più corretta possibile la domanda sul destino? Cioè, noi di questa vita che ci è capitata, che ci dobbiamo fare? I grandi autori, quello che hanno fatto è non minimizzare su questa domanda, la domanda sul destino dell'uomo. E se voi pensate al Canto notturno di Leopardi, a che tante faccende, questo pastore che vede questo cielo stellato e sente tutto il vuoto che c'è sotto quelle stelle, guardando il cielo infinito scopre che può albergarlo quell'infinito, e quindi gli fa paura. A che tante faccende? Perché ci sono tutte queste stelle? Perché tutta questa bellezza? E pochi versi dopo, e io che sono? Ecco cosa fa la grande letteratura: raffina le domande. Allora partirei proprio da questo, Franco. In fondo, Dante per te è stato un incontro con il destino, in un momento della tua vita in cui questo destino ti sembrava cieco e incattivito, e in qualche maniera Dante ti ha aiutato a tirarti fuori da questo momento di cecità. Ci racconti come? Sì, buongiorno a tutti. Sono contentissimo di essere qui con loro due, perché non avremo più occasione di farlo probabilmente con la vita che si fa, ma poter avviare una presentazione, insomma una prima presentazione insieme, è veramente una cosa che mi fa un piacere immenso, perché magari dopo lo diremo meglio. Siamo qui per una serie di combinazioni misteriose, che di incastri, di avvenimenti che si sono messi insieme per arrivare. Prima uno lì fuori mi ha chiesto: ci raccontate di questo progetto? Ecco, gli ho detto: hai già sbagliato parola, non era un progetto, è una cosa più grande di noi a cui siamo andati dietro ascoltando suggerimenti reciprocamente. Sulla domanda che mi fa Alessandro è molto semplice, l'ho raccontato tante volte. Ho avuto proprio l'avventura, ma ancora molto piccolo perché ero in prima media, di aver studiato Dante durante l'anno scolastico, perché ricordo sempre, i più giovani pensano che sia una favola ma non lo è, che ci fu un tempo in cui le medie si studiava, tanto tempo fa accadeva questo, e quindi si studiava Inferno in prima, Purgatorio in seconda, Paradiso in terza, e giù canti a memoria. Avevo un'insegnante bravissima, e l'estate della prima media ho dovuto andare a lavorare perché a casa mia c'erano dei problemi, sono 4-10 figli, mio papà aveva perso il lavoro per malattia, e quindi mi ha chiesto di dare una mano in casa andando a lavorare. È avvenuto questo episodio che ha veramente segnato la mia vita di insegnante, la mia vita di appassionato di letteratura. È accaduto questo, che lontano da casa durante la settimana, perché abitavo presso i padroni del negozio dove lavoravo, mi ha chiamato una sera molto tardi a fare un lavoro faticoso, scaricare un camion di casse di acqua e di vino lungo una ripida scaletta che portava al magazzino del negozio, e lontano da casa a 11 anni mi capitava spesso di frignare un po', di piangere sulla mia triste sorte mentre gli amici erano in vacanza, e quella sera in particolare ero molto stanco, questo lavoro faticoso, su e giù per questa scala, e è avvenuto lì la folgorazione che ha cambiato tutto, perché stanchissimo, con una cassa in mano, maledicendo un po' la sorte, improvvisamente mi ha folgorato il ricordo di una terzina di Dante, quella dove il trisavolo cacciaguida gli predice l'esilio con le parole: proverai siccome sa di sale lo pane altrui, e come duro calle, duro sentiero, lo scendere e salire per l'altrui scale, che era esattamente quello che stavo facendo io. E quando si vive a quell'età una sofferenza profonda, una delle caratteristiche, correggimi se sbaglio, ma l'ho vista tante volte nei ragazzi, è quella di sentirsi soli. Uno si sente un po' matto se si fa certe domande, perché sembra che nessuno lo capisca e nessuno le viva con l'intensità con cui le vive lui. Io che mi sentivo molto solo in quel momento, veramente molto solo,
improvvisamente ho detto siamo almeno in due, non solo siamo in due, ma quell'altro lì, questo Dante, un uomo di 7 secoli fa, riesce a dire quello che sto vivendo in un modo meraviglioso, come io non saprei descrivere la mia stessa esperienza. Un uomo mi conosceva e mi descriveva più di quanto sapessi fare io, e la grande letteratura ho scoperto essere esattamente questo. Uomini che vanno così alla profondità nella propria domanda sul destino, che riescono a toccare corde che sono le stesse di tutti, a risuonare nel cuore di tutti, nella mente, nel pensiero, nei sogni, nei drammi di ciascuno. Questa è quel che fa l'arte, e quindi genera amicizia, genera comunione, genera rapporti. Quel primo rapporto io e Dante, che mi ha dato veramente una consolazione immensa, sono corso a casa, ho letto la Divina Commedia, non ci capivo niente evidentemente, ma l'ho proprio divorata, ci è voluto quel poco, aiutato da quella brava insegnante, a capire che tutta la letteratura aveva questo scopo e questo effetto, quindi Leopardi, Manzoni, eccetera, e lì forse è nata anche la mia vocazione di insegnante. Da quel giorno, da quella scoperta, è venuto anche un modo quindi poi di insegnare, perché ho sempre cercato di fare quello che dicevi tu, cioè chiedere ai ragazzi, io usavo il brano di Machiavelli come primo impatto con le classi, quella lettera a Francesco Dettori dove Machiavelli dice che la sera si ritrova e finalmente abbandonate le vesti piene di fango e di lotto della vita quotidiana può parlare con gli antichi, e io dicevo ai ragazzi l'ora di italiano è questo, vi porto, l'insegnante è quello non che vi dà le risposte, vi porta a fare le domande ai grandi con cui potete parlare voi e avrete risposte diverse dalle mie. Il compito dell'insegnante è favorire questo vostro dialogo con Dante, con Leopardi, con Manzoni, e devo dire i ragazzi sfidati a questo livello mi hanno sempre preso molto su, si sono sempre presi molto sul serio. Chi parla male dei giovani io mi incazzo, cioè non va bene. Non va bene perché il problema dei giovani non è che sono meno di noi quando fummo giovani, sono giovani esattamente come noi, il problema è la responsabilità di chi gli fa domande troppo piccole o richieste troppo banali e che loro sentono insufficienti rispetto a questa grande domanda sul destino che hanno e che vivono drammaticamente, quindi è stato proprio un modo di insegnare. Ed è interessante che notizia di qualche minuto fa, te la dico così in anteprima, il primo poeta in questo momento più letto su Amazon è Dante Alighieri, grazie al tuo libro. Allora. Questo è un primo record che ti attestiamo. Però non chiamarlo il mio libro, veramente questo oggetto non esiste senza uno dei tre, e devo dire senza anche tanti, non so se vale anche per voi, tanti amici che l'hanno reso possibile. Adesso non lo è il mio libro. Ecco, a proposito di pazzi visionari, passiamo al secondo caso psichiatrico di questa serata, Gabriele Dell'Otto. Lo conoscete benissimo, siete venuti probabilmente tutti quelli che siete qui per Gabriele. E la cosa che chi è cresciuto un po' con l'uomo ragno ha sempre apprezzato di Gabriele è quello che Borges dice di Dante: capacità di unire al rigore la tenerezza. Io partirei proprio da qui, che guardando le tue tavole, in particolare, anche se sono quelle infernali, quello che si scorge è proprio questo: una perizia artistica che rasenta il virtuosismo, ma dentro cui si sente la grande passione, anche compassione verso l'uomo debole, fragile, che cade, che si autodistrugge. E se tu non avessi ascoltato Franco, che faceva una lezione sulla Divina Commedia, non avresti concepito la follia che ora ci racconti, perché in fondo sei stato tu che a contatto con un folle hai concepito un progetto ancora più folle. Allora ci racconti questa pazzia come è nata? Allora, guarda, prima che mi dimentichi questa cosa che hai detto, ultimamente ho fatto un incontro poche settimane fa insieme a Franco, ma ancora prima quest'estate abbiamo fatto un incontro al meeting di Rimini, in cui per tutta la giornata ci eravamo interfacciati con il moderatore, questo nostro amico Marco,
avevamo pianificato tutto, allora tu dici questo, io intervengo, tu dici quell'altro, poi Franco ti interrompe, io vabbè. A mezz'ora dall'incontro ci portano in maniera del tutto inaspettata a me, a Franco, così d'ambleggio, ha detto guarda, c'è la possibilità di vedere la mostra più visitata al meeting, che è questa mostra su Giobbe. Se vi va, c'è un ragazzo che farebbe da guida, anche se molto veloce perché ci vorrebbe più tempo, però se vi fa piacere noi, abbiamo detto sì, ok. Ok, quella mostra ha cambiato tutto l'assetto dell'incontro, ma naturalmente in maniera inconsapevole, soprattutto da parte di Marco, perché Marco interviene come ha fatto adesso Alessandro, ha presentato a me, a Franco, così, poi lascia la parola a Franco che doveva dire tutt'altro di, in realtà, di quello che poi ha detto, e Marco a un certo punto si gira, coprendo il microfono, e fa: e tranquillo, sarà fantastico, perché in realtà un po' è quello che poi mi è capitato a me anche intervenendo dopo di Franco, ho verbalizzato una cosa che appunto è accaduta anche la prima volta che ho sentito l'incontro sulla selva di Dante. Franco parlava e a un certo punto è come se fosse un accelerante, nel senso quando si dà fuoco a una cosa che piano piano prende, diciamo, prende vigolo, prende ovviamente la fiamma, diventa sempre più forte, in realtà ci spruzzi qualcosa di, non so, della benzina, quella cosa prende fuoco più velocemente. Ecco, appunto, un accelerante per me, Franco è diventato un po' questo, tanto è vero che l'idea di fare il libro è nata da, appunto, non era un progetto, era una necessità mia, dopo aver sentito i primi incontri di Franco, di realizzare delle cose a sua insaputa. Quando poi mi sono avvicinato con il suo sommo, diciamo, tentennamento e stupore, dicendo va bene, vedremo, quando siamo arrivati anche a parlare di un'ipotetica collaborazione tra di noi per quella Lucca, che sarebbe poi appunto stata la Lucca del 2014, quando Franco è venuto per la prima volta qui, io volevo in realtà soltanto una piccola introduzione a un ipotetico portfolio sull'inferno, cioè era una cosa molto piccola, molto così personale anche. E invece quell'estate, incontrandoci a Firenze, facemmo un pranzo, e durante quel pranzo, che era più che altro una cosa a livello logistico, cioè devo venire, cosa devo dire, cosa devo fare, io gli feci una domanda, e questa cosa è un po' come appunto l'accelerante di prima, cioè gli feci una domanda a lui, lui poi me la rimpallò a me per tre volte, alla terza volta ho detto si può fare, che è stata quella, ho detto se tu avessi nei tuoi libri e nei tuoi incontri pianificato di commentare più canti, io avrei avuto più materiale a livello emotivo per realizzarne, diciamo, realizzare più dipinti. Lui lì per lì mi ha detto sì, vabbè, ormai non si può più fare, che anni fa me l'avevano già prospettato, ma io non ci ho mai avuto il tempo. Invece dopo due minuti fa, ma secondo te lo potremmo fare? E ho detto Franco, no, scherzavo, ho detto, quindi già mi ero ritirato indietro, preso dal panico, dico che questo l'ho preso in parola. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti, dopo due bicchieri di vino, parlando così, eravamo già al secondo, e fa, ma quindi secondo te, cioè se io riuscissi praticamente a fare, noi potremmo fare una cosa del genere? Ho detto Franco, no, cioè magari qualcuno in più si potrebbe fare per i prossimi anni. Poi al caffè, prima di pagare il conto, lui mi ripete, ma secondo te, cioè lo potrei, ha detto senti Franco, se tu li commenti tutti e 100 io li dipingo tutti e 100, però è stato talmente tanto, diciamo, una risposta come dici sì, vabbè, ok, che in realtà non ci credevo, questa cosa, cioè è stata così, ci siamo lasciati, lui è partito per l'Elba, qui era in vacanze, io sono ritornato a Roma perché dovevo partire per le vacanze, e ci siamo lasciati così fino poi alla Lucca del 2014, quando poi in realtà questo qua, che appunto non è un progetto nostro, ha preso per gli anni successivi varie strade, fino ad arrivare all'incontro poi con Alessandro, e che ha avuto un ruolo, no, perché il pazzo 2-3, noi eravamo veramente a quel punto lì, cioè un'idea, un'aspirazione, ma estremamente vaga, una battuta appunto a Firenze, tu disegni 100 canti, io commento 100 canti, ma scherzandoci sopra veramente, chi ci ha creduto è stato lui. È stato lui in un incontro a Milano nella sua scuola, e mi colpì tantissimo che il professore, perché oggi per tantissimi ragazzi lui è il professore, chiamasse me a spiegare ai suoi alunni Dante, lui che ne sa un pacco più di me,
e questo atto di umiltà mi ha colpita, di umiltà che anche di amicizia, di una voglia di dire qualcosa insieme, mi colpì tantissimo. Dopo quell'incontro abbiamo accennato a questa idea assolutamente vaga che girava nell'aria, ed è stato lui che serissimo mi ha mandato, serissimo, non lo vedevo mai, il messaggio era serio: hai già una casa editrice? E io gli ho detto: ma editrice di che cosa? Cioè, non c'è ancora il pensiero di un libro così. E lui invece è partito in quarta, la fiammata l'abbiamo ricevuta da lui in questo senso, e partito in quarta e ha detto: no, se ti fa piacere potrei parlarne con la Mondadori. E incredibilmente lui e il responsabile della Mondadori, Carlo Carabba, hanno creduto in questa cosa, non so Gabriele, ma certamente prima che ci credessi io. Questo è il merito che ti va assolutamente riconosciuto. Per questo ci sono queste tre fiamme dietro. Voi credete che sono quelle del canto di Ulisse, no. Ma in realtà sono questi tre folli. E allora, a proposito di fuoco, io chiederei anche alla ottima regia di darci qualche immagine delle tavole che Gabriele ha, con cui Gabriele ha illustrato il libro, anche se la parola illustrare è una parola che anche tu nell'introduzione dici ti sta un po' stretta, perché invece di illustrare dici Gabriele ha cercato di farci vedere quello che vede Dante, che è il punto su cui noi perdiamo gli alunni a scuola. Cioè noi facciamo vedere non quello che vede Dante. Si vede un po' male, vabbè. Comprate il libro, l'abbiamo fatto apposta, non siete obbligati a comprare il libro. E riuscire a far vedere quello che vede Dante significa fare esperienza di quello che è successo a Dante. E quindi in qualche maniera di riconoscere ciò che di Dante tutti noi ci portiamo dentro. Io apro la prefazione raccontando questo episodio che è al limite fra la cronaca e la leggenda, in cui Dante, passeggiando lungo la riva del mare, incontra un monastero benedettino, ed è in uno dei suoi viaggi che lo stanno portando lontano da Firenze, ormai è stato esiliato e quindi è in cerca di rifugio, e i frati sono fermi sull'uscio e vedono quest'uomo che alterna lo sguardo al panorama bellissimo di Bocca di Magra sul mare e le mura di questo convento. E uno dei frati si avvicina a quest'uomo sconosciuto e gli chiede: cosa cerchi? Dante, che era noto per avere una concentrazione assoluta, per cui appunto le sue qualità sono il rigore unito alla tenerezza, non sente la domanda e continua a guardare ciò che sta osservando con estrema attenzione. Il frate lo scuote e gli chiede con un tono di voce più perentorio: che cosa cerchi? A quel punto Dante si scuote e risponde: pace. Quando noi leggiamo la Divina Commedia veniamo intercettati in questo bisogno profondissimo di pace. E non sto parlando di una pace astratta, di una pace fatta di bei pensieri, sto parlando di quella capacità di integrare tutte le cose della vita, anche quando le cose della vita ci dilaniano. Il dolore, la fatica, la routine, l'incomprensione, il sentirsi appunto soli. Dante quello che fa è prendere tutto ciò che nel mondo sembra disperso, disintegrato, e lo porta a unità. Ed è questa la pace che cerca. Non è una pace teorica, è una pace reale. Ed è la pace che trova nel finale della commedia, quando dice, nel vedere ciò a cui ha aspirato, l'amore che muove il sole e le altre stelle, vedere in quell'amore la sua immagine, scopre che nell'essere amato tutto è integrato, tutto si ricompone. E usa, prima di dire queste parole, quei versi in cui si paragona a un bambino che balbetta perché non riesce più a nominare ciò che ha visto, che per lui significa ciò che ha vissuto.
E questa esperienza del bambino che balbetta perché è di nuovo a casa, non è forse quella che le migliaia di persone che vengono qui cercano, in questo grande sogno in cui l'infanzia non è qualcosa di sentimentale che si cerca di recuperare nostalgicamente, ma è una condizione profonda a cui noi aspiriamo, un ritorno continuo a una purezza che da soli non riusciamo a procurarci. Allora mi piacerebbe che tu un po' ce lo raccontassi in una delle tavole che hai dipinto e poi Franco ce lo raccontasse a partire dal contatto con quei ragazzi e tutte quelle persone che sono dentro il tuo commento, perché questo è un commento corale, non è il tuo commento andato, è un coro che tu hai diretto con un maestro. Allora, questa che abbiamo alle nostre spalle è appunto l'illustrazione delle famose tre fiere. Allora, ci tengo a dire che questa, come forse soltanto un'altra, diciamo, è una sorta di, come si suol dire, licenza poetica. Okay? Perché naturalmente Dante incontra le tre fiere in tre momenti diversi, cioè arriva la prima, lui cambia strada, si ferma, poi arriva la seconda, cioè va via la prima, arriva la seconda e così andando avanti. In realtà all'inizio avevamo pensato proprio di realizzare appunto l'illustrazione, il dipinto in questa modalità qua, anche perché io, diciamo che per me era anche molto più semplice, dico, ne dipingo una, ma è vero che cercai di convincere a tutti i costi, mentre lavoravo al layout, mentre lavoravo alla bozza iniziale, cercavo di convincere al telefono Franco che una era meglio di tre, perché è troppo di cascaglio, cioè siamo tre, poi cioè va bene. Allora lui, mi ricordo che al telefono, dato che anche lui aveva poco tempo, dovevamo realizzarlo in poco tempo per lo spettacolo, per poi il programma che fece in televisione qualche anno fa, serviva da scenografia, in realtà io cercavo di premere su di lui dicendo guarda, non ce la faccio a farle tutte e tre, facciamone una. E lui mi disse, perché vedo che Franco è qui, però adesso magari fra un'ora lui è in Mozambico, poi dopo due ore è a Milano, dopo un'ora è a Roma, dopo 7 ore a Kharkov in Ucraina, cioè nel senso lui ha una giornata dilatata che non è la giornata di un essere umano, e ogni volta che me lo dice prende l'ansia, capito? Quindi al telefono mi disse fra 5 minuti sono in studio, lo vediamo insieme. Io dico, come stai a Milano? No, sto a Roma, adesso passo. Infatti dopo 5 minuti si presentò e io avevo preparato il layout sulla tavoletta grafica con i due livelli, cioè il livello, molti di voi ormai sanno tutto di Photoshop, no? Cioè il livello acceso con le tre fiere, poi lo spegnevo, ce n'era una sola. Lei fece questo giochetto e lui dopo un secondo disse ok, va bene con tre. Allora io dico guarda, va bene con una, cioè è stata una cosa. Però lui invece, un po' da padre, un po' da professore, mi disse allora adesso ti spiego perché sono tre, devono essere tre. Perché è vero che Dante ne incontra una per volta, però sul dipinto, se tu ne metti una, si ha quasi l'idea che circumnavigando la fiera, in qualche maniera, no, la fiera di Lucca, la fiera di Dante, in maniera lui possa arrivare a quella lucina che sta sopra. Se va veloce se la cava. Esatto, se la cava. Cioè, con tre no. C'è proprio l'idea del dire non può andare altrimenti dove dice, deve andare per forza dove dice Virgilio. Quando mi disse così, oggettivamente era talmente palese la cosa che va bene. Lui mi disse, ma è stato così facile convincerti? Poi certo che sia una cosa che c'ha senso, sono il primo a dire. E quindi fu, e poi andò via, cioè sparì, non so dove è andato, non giuro. Però è un po' perché naturalmente il canto prima lui me l'aveva già, avevamo già chiacchierato lungamente insieme, perché un po' funziona così, poi adesso lo racconterà un po' anche lui, cioè i primi incontri dove lui non conosceva me ma io ascoltavo lui. C'era un po', oggi non ce l'abbiamo, per esempio Paolo e Francesca, faccio questo piccolo, veloce, diciamo, inserto narrativo, per cui per 2 o 3 incontri, dopo Paolo e Francesca, ero talmente tanto galvanizzato da poter realizzare un dipinto su questo canto, che ogni volta che uscivo dall'incontro di Franco, dicevo, ah, c'ho questa idea geniale, poi andavo a vedere, l'avevo già fatta qualcun altro, ovviamente Doré per primo, molto meglio di come l'avevo immaginato, no? Sono un genio, sono. Poi quando è successo lui ha detto una cosa nel canto successivo all'apertura riprendendo il canto di Paolo e Francesca e raccontando un aneddoto che un po' funziona così, cioè quando lui racconta l'esperienza della sua vita in relazione a Dante
a me scatta il click emotivo anche per la mia vita. Questa cosa è stata, raccontando, ovviamente non faccio nomi, però un toscano famosissimo ha fatto largamente spettacolo sulla Divina Commedia, ogni volta, dice lui, ogni volta che lo sentivo di cantare il canto con la Francesca mi emozionavo, ma finito la proclamazione del canto mi rimaneva sempre questo dubbio, questo un po', questo amaro in bocca del fatto perché questo grande amore così perfetto doveva essere appunto relegato all'inferno, se è l'amore a cui tutti dovremmo aspirare. E lui lì fece questa cosa, questo piccolo appunto commento, e disse: perché in realtà Dante sviene non per il dolore per Paolo e Francesca, ma per la sua condizione, perché lui si rende conto che sta vivendo la stessa situazione in vita e quindi ha paura di finire come Paolo e Francesca. Quando mi ha detto così, ho immaginato immediatamente, io c'ho un po' questa cosa, lui prima ha detto una cosa che in realtà non so se la sapeva oppure l'ha detto così, però io ho delle visioni. No, così detto, ma però quando mi capita, no, però è vero, se io faccio un bel viaggio, vado in giro, insomma, a spasso con la famiglia, e mi capita di vedere delle cose che mi catturano, ho quasi immediatamente quella cosa viene praticamente sintetizzata nel mio cervello e rimandata appunto alla mia mente come una cosa che ipoteticamente potrei illustrare, cioè potrei dipingere. Di solito dopo le chiacchierate di Franco mi capita così, quindi questo è. Ecco, appunto, il termine visione lo usiamo dantescamente, non vuol dire avere allucinazioni, no, esatto. Ma vuol dire vedere ciò che sfugge a tutti gli altri. È un vedere estremamente preciso che avviene, accade, quando l'amore per la realtà è tale che la realtà non può che rispondere. Noi in fondo non vediamo le cose della realtà perché non la amiamo. L'incapacità di interrogare il mondo con amore è ciò che impedisce a noi che il mondo ci risponda, così come succede con le persone. È notissimo l'effetto Pigmalione nell'insegnamento. Pigmalione era questo artista che, stufo di tutte le donne del mondo, scolpisce quella che sognava lui ed è talmente bella, perfetta, che se ne innamora e chiede agli dèi, dandole una carezza, di renderla viva, e gli dèi rispondono e danno vita a questa donna. L'effetto Pigmalione a scuola è una cosa molto semplice. Se tu pensi che quell'alunno, qualsiasi siano le sue qualità di partenza, andrà bene, nel 95% dei casi quell'alunno, qualsiasi siano le capacità di partenza, andrà bene e vale anche in negativo. Cioè nello sguardo c'è un potere poetico, vuol dire fare, poesia, è profetico, in qualche maniera si fa la vita dell'altro, la si chiama a rispondere, questa vita si innalza. Ed è quello che ha fatto Franco per anni, insegnando, e la cosa bella di questo commento, che consentirà a tantissimi di leggere la commedia senza quegli eccessivi appesantimenti eruditi che poi allontanano i ragazzi dalla commedia. Allora mi piacerebbe che tu ci raccontassi, da un lato, quello che ti chiedevo prima, com'è il tuo rapporto con Dante. In fondo è una tua necessità interiore, è una necessità di vivere meglio, di essere più felice, e di come tutto questo abbia incendiato tante altre persone e che questa tua domanda abbia fatto sì che persone come lui o come i tuoi alunni o quelli con cui hai costruito il commento rispondessero, innalzando poi il commento a un livello che abitualmente non troviamo, proprio perché è vita che si aggiunge a vita. Allora ci racconti un po' come è successo tutto questo. È una lunga storia, ma la racconto, cerco di essere breve, perché hai già detto tu il cuore della questione. È stata una cosa assolutamente casuale. Insegniamo da tempo, ormai da anni, e devo dire con questo sentimento, con questa capacità che Dante ha di interloquire con la vita dei ragazzi, per cui non mi ha mai sorpreso che anche quelli più lontani da certi studi o da certe sensibilità, dopo poche lezioni, fremessero alla lettura di certi brani, di certi... Ma poi è accaduta una cosa apparentemente banalissima, una delle cose misteriose della mia vita, perché più banale di così, un figlio che si incazza perché dice: vai in giro a spiegare le cose al mondo intero e hanno i figli e tu non spieghi niente. Banalmente avevo un'interrogazione su Dante, ero impreparatissimo, allora gli ho detto: dai, lo guardiamo insieme. E passavo quella domenica sera a preparare questa interrogazione con quattro ragazzi nella mia taverna,
a casa mia due miei figli e due loro amici. Li appassionò tanto questa serata che dissero: ma bello, andiamo avanti, leggiamo anche il secondo. Avevo letto il primo nell'inferno, naturalmente. Leggiamo anche il secondo, leggiamo anche il terzo, dai, andiamo avanti. In pochi mesi, questo gruppetto di ragazzi, cambiando continuamente taverna in cerca di posti più grandi, fino a dover affittare l'auditorium di una scuola, in pochi mesi, senza nessun tipo di avviso, di proclama, di iniziativa, un passaparola che mi commosse fino alle lacrime, erano diventati quasi 300. 300 ragazzi che tutte le domeniche sere amavano stare a leggere Dante, poi naturalmente abbiamo anche letto e discusso d'altro. Questa questione per cui i ragazzi venivano risvegliati, e tanto più alto punti, tanto più si entusiasmano e si risvegliano, provocò poi un'altra iniziativa. Alcune mamme che mi cercarono e mi dissero: non è giusto, e i nostri figli godono di questa cosa e noi non ci dice niente nessuno. Insomma, partì il primo ciclo pubblico di letture dantesche, ma vi giuro, avevo 50 anni ormai e tutto potevo pensare, men che di parlare in pubblico di Dante. Partì il primo corso, che intitolammo Dante per le massaie, c'era proprio scritto così sul manifesto, cioè per le mamme di casa che senza aver studiato volevano godersi Dante anche loro. Queste due iniziative, andate avanti un po' parallelamente, ha entusiasmato, ci è piaciuta, i ragazzi sono contentissimi, finché qualcuno di loro, in una serata memorabile, complice anche lì una dose di spirito divino sostanziosa, qualcuno lanciò l'idea, ma così proprio quando si è sopra le righe un attimo, no? Lanciò l'idea: ma perché non facciamo un'associazione di ragazzi che chiamiamo 100 canti? Perché ognuno di noi diventa un canto, lo impara a memoria, sull'onda di certa letteratura, Fahrenheit, eccetera. Dissero: perché se distruggessero tutte le Divine Commedie, saremmo noi la Divina Commedia vivente. E così fu, fondammo un'associazione, avanti notaio, una cosa, lo statuto prevedeva che non si potesse avere più di 35. Al 35esimo anno ci veniva buttati fuori, nel mezzo del cammino, insomma, una cosa anche proprio un po' inventata lì per lì, modo spiritoso. E invece la scoperta fu che nel pochissimo tempo questa associazione si diffuse, anche lì un passaparola, completavo il giro mi pare quasi 4 volte, cioè arrivarono più di 350 adesioni, e ognuno di loro era un canto, si salutavano: ciao, Purgatorio 2, tu sei, ti fermo uno, perché il canto naturalmente viene assegnato al direttivo. E il direttivo di questa associazione era quel gruppetto di ragazzi, due miei figli, qualche loro amico di università, nato veramente nelle taverne milanesi. Fummo chiamati inspiegabilmente e inaspettatamente a fare letture dantesche in scuole, centri culturali, si fece anche un'iniziativa memorabile Dante a Milano con la lettura integrale della Divina Commedia. Insomma, la cosa suscitava interesse, curiosità, e noi ci si divertiva da morire insieme raccontando quel che succedeva leggendo Dante. Poi la cosa è morta nel senso che i ragazzi sono diventati grandi, chi si è sposato, chi è andato via, chi ha cominciato un lavoro, e quindi a quel punto non potendo rispondere alle esigenze, alle richieste che arrivavano, abbiamo preferito chiudere, perché grazie a Dio le cose nascono e grazie a Dio le cose muoiono. Basta, abbiamo chiuso sciocco l'associazione, ma quando poi è maturato tutto quello che abbiamo raccontato qui, a chi volete che chiedessi, a chi potevo chiedere di commentare la Divina Commedia con me? Primo, perché io da solo non avrei mai avuto tempo e energie per farlo, ma poi da solo è sbagliato come principio. Un poema che pretende di parlare al cuore dell'uomo, se tu vuoi affrontarlo davvero, lo affronti con degli amici, insieme proprio. E mi colpisce che alla fine quello che troverete nel libro come comitato scientifico, oggi tra l'altro tutti i rettori e presidi di scuole, quindi voglio dire un comitato scientifico anche di un certo prestigio, sono quegli stessi ragazzi che quarto liceo, quinto liceo, primo anno di università, attorno a una birra decisero di cimentarsi con l'avventura di Dante.
Il comitato scientifico quello è, e la cosa che mi appassiona tanto, come diciamo sempre, che scriveremo questa Divina Commedia anche senza bisogno di pubblicarla, perché è troppo bello per noi, ci troviamo 4-5 volte l'anno insieme, ognuno di noi presenta un canto, gli altri tutti insieme se ne discute, e quello che l'ha presentato deve poi ripresentarlo tenendo conto dell'apporto di tutti. Ma è un apporto non filologico, critico, è proprio un apporto, come dire, che ciascuno di fronte a Paolo Francesca dice: ma per te l'amore cos'è? Io lo vivo così, io lo sento così, lo vedo vivere, e questa ricchezza di esperienza diventa poi il commento al canto, nato da un'amicizia praticata, vissuta in tanti anni, perché io dei libri letti più, scritti più mani ne ho visti tanti, ma ti accorgi che è come l'accostamento di parte, ognuno scrive il suo pezzo, poi vengono messi insieme. Qui è una cosa magica, diversa, nasce da un'amicizia in cui tutti questi ragazzi, guidati da me, ormai sono loro che guidano me in realtà, in cui tutti questi ragazzi provano a essere se stessi davanti alla proposta di Dante, e si prova a dividerla veramente in un gesto che è fatto anche, tanto bellissimo, che è fatto di studio, di canti, di grandi mangiate bevute, la vita, il convivio di Dante che si realizza tutte le volte e ci troviamo. Ecco, i commenti di questo libro nascono da un'amicizia così, ed è forse perché lo rende prezioso. Ah, che scuola potremmo avere in Italia, no? E vi leggo quello che il primo anello di una lunga catena che porta appunto a Franco e a Gabriele ha scritto. Il primo anello è Boccaccio, che fu costretto a commentare la Divina Commedia in piazza a Firenze, perché i fiorentini avevano capito che questa cosa bisognava dirla a tutti, e ne avevano bisogno loro più di chiunque altro. E Boccaccio accettò l'incarico, lui che era stato cambiato radicalmente proprio dalla lettura della Divina Commedia. Bellissimo l'intreccio di amicizia appunto fra Petrarca, Boccaccio e Dante, perché Petrarca aveva copiato per due volte la Commedia, e una copia l'aveva appunto, la teneva lui, e l'altra l'aveva regalata a Boccaccio, quindi c'è proprio tutta una circolazione che, vabbè, da questi grandissimi arriva fino a noi. Vi dovete accontentare. E Boccaccio, in una di queste lezioni sull'inferno dantesco, fa questo ritratto di Dante. Il suo volto fu lungo, e il naso aquilino, gli occhi anzi grossi che piccoli, le mascelle grandi, e dall'altro di sotto era quel di sopra avanzato. E il colore era bruno, e i capelli e la barba spessi, neri e crespi, e sempre nella faccia malinconico e pensoso. Per la qualcosa venne un giorno in Verona, essendo già divulgata per tutta la fama delle sue opere, e massimamente quella parte della sua commedia la quale egli intitola Inferno. Dite la verità, pure voi quello che ricordate l'inferno, il paradiso, avete fatto i riassunti, se è andata bene, purgatorio ancora. E esso conosciuto da molti e uomini e donne, che passando egli davanti ad una porta dove più donne sedevano, una di quelle pianamente, non però tanto che bene da lui e da chi con lui era non fosse udita, disse alle altre: donne, vedete colui che va nell'inferno e torna quando gli piace, e quassù reca novelle di coloro che laggiù sono? Alla quale una delle altre rispose semplicemente: in verità tu devi dire il vero, non vedi tu come egli ha la barba crespa e il colore bruno per lo caldo e per lo fumo che è laggiù? Le quali parole udendo, egli dir dietro a sé, e conoscendo che da pura credenza delle donne venivano, piacendogli e quasi contento che esse in cotale opinione fossero, sorridendo alquanto, passò avanti. A me questo gesto
di Dante che viene scambiato per uno che è appena uscito dall'inferno e ha la barba scura e crespa per questo e il viso oscurato ancora dal fumo che gli si è attaccato addosso, sorride sornione e dice: ce l'ho fatta, mi hanno creduto. Perché di questo si tratta, di credere in ciò che lui ha visto, altrimenti, come dice lui stesso nel Purgatorio o all'inizio del Paradiso, tornatevene a casa, non è cosa vostra. E questo libro, quello che vuole restituirci è questo, dirci che è per tutti questa possibilità, se lo prendiamo sul serio. Allora, visto che tu, disegnando queste tavole dell'inferno, sei stato costretto ad andare all'inferno, vorrei che ci raccontassi attraverso la tavola di Ulisse e attraverso la tavola dei prodighi e degli avari un po' come hai vissuto questa immersione, perché queste due tavole mi piacciono particolarmente, perché da un lato in quella dei prodighi e degli avari c'è proprio tutta la tua perizia dell'arte del fumetto, si vede proprio quella tensione muscolare, in quella di Ulisse c'è qualche cosa che invece non appartiene forse a quel linguaggio, va oltre. Allora, se un po' ce le racconti e ce le fate vedere. Possiamo passare alla seconda immagine, per favore? Ok, che è proprio quella degli avari e prodighi. Quindi, in realtà questa perizia che tu dici è scaturita inizialmente soprattutto dall'attenzione, dal fatto che se uno pensa di poter spostare un masso di tali dimensioni col petto, naturalmente è una cosa impossibile, cioè a livello anatomico è impossibile, anche perché non è umanamente fattibile la cosa. Quindi il rimando soprattutto alla figura in primo piano era proprio questa tensione che doveva essere esaltata al massimo, quindi anche l'anatomia, che un po' tu dici, no, ricorda molto un po' quelle che sono le performance supereroistiche, questi super costati, questi deltoidi, così. In realtà sono, diciamo, io le ho immaginate proprio per cercare di rendere il più possibile quello che era lo sforzo sovrumano di questi poveracci che per tutta l'eternità erano costretti non solo a fare questo gesto già di per sé innaturale, ma oltretutto a dialogare tra loro nel momento in cui si incrociavano i due flussi, appunto, dei dannati, in cui sia gli avari che i prodighi praticamente si bestemmiavano contro, dicendo: tu in vita sei stato troppo spiloccio, l'altro diceva: ah, tu sei scialacquato. E questa cosa è interessante dal punto di vista, ad esempio, del lavoro che abbiamo sempre fatto con Franco, perché io ho un po' la modalità alcune volte di partire in maniera quasi automatica, una modalità, diciamo, da illustratore che viene appunto da un mondo che è quello dei fumetti, supereroistico soprattutto, e quindi immagino una cosa per cercare di esaltare al massimo, ecco, magari, come diciamo prima, la figura del personaggio che soprattutto è il fulcro centrale dell'immagine. Per cui inizialmente questa tavola, quando era stata, diciamo, finita, completata, presentava il personaggio in primo piano non con la testa rivolta all'indietro, come diciamo quasi a urlare al personaggio in secondo piano che passava, ma era concentrata, con il mento poggiato sulla schiena, ad esaltare il movimento che era lo sforzo fisico, senza tenere conto di quello che dicevamo prima, cioè del dialogo tra me e Franco. Cioè ero partito in automatico, avevo fatto il layout, lui me l'aveva approvato, era tutto a posto, il comitato scientifico non aveva fatto riserve, solo che il problema è nato quando Franco l'ha guardata, che era già finita in studio, e mi ha detto: guarda, è bellissima, c'è una profondità di campo e magari da qua non si vede, sull'illustrazione si vede meglio, però ero riuscito a creare questi piani, primo, secondo piano, sfondo, c'era tutta questa profondità. Probabilmente sarebbe stata perfetta se il personaggio in primo piano avesse avuto la testa rivolta dall'altra parte, in un dialogo con l'altro dannato, perché Dante dice proprio questo, cioè che la pena non è soltanto il portare il masso, ma è l'interfacciarsi con chi ti è di fronte ed è praticamente il tuo peccato opposto.
E quindi, nel senso, nella vita, se tu pecchi o da una parte o da un'altra, cioè sempre lì stai, come su medio stato virtus, no? Cioè, questi non ce l'avevano. Allora ho detto, vabbè, sarebbe stato molto bello, ma la tavola è finita. Quindi è bella così. E lui ha detto, è bella così. Lui è uscito dallo studio e io il giorno dopo mi ho cambiato la testa. Cioè, ci ho pensato tutta la notte, sono tornato in studio la mattina, normalmente la tavola è sempre quella, ho scambiato solo il volto del personaggio e poi gliel'ho rimandato. E lui mi ha detto, ha girato la testa, è incredibile. Sì, ha girato la testa durante la notte, io non ho fatto nulla, ha fatto tutto da solo. Però questo è stato molto importante per me, perché è un po' il discorso che spesso abbiamo fatto durante gli incontri, anche di preparazione a questo lavoro che stiamo facendo insieme, perché molto spesso mi chiedono, ah, ma tu hai fatto queste illustrazioni perché così aspiri, diciamo, a fare un lavoro più alto di quello che fai. Allora, io il lavoro che faccio, cioè disegnare supereroi, per me è altissimo. Cioè, per me, io amo fare i supereroi, disegnare quello che disegno, dipingere quello che dipingo, perché mi mantiene in contatto con la mia realtà quotidiana di padre, di marito e di illustratore, e soprattutto il contatto con i ragazzi, con tutti i fans che vengono anche qui a Lucca, ma non solo, mi riportano, diciamo, il fatto che io questo lavoro, facendolo con amore, perché lo faccio per primis per me, in primis proprio, per me, vedo che ha un riscontro, e questo mi rende veramente felice, perché penso di dare qualcosa in più di quello che magari potrei dare facendolo solo per me, cioè vedo che anche per gli altri. E in questa modalità io ho affrontato il lavoro e sto affrontando il lavoro della Divina Commedia, cioè che queste illustrazioni non è per far vedere, come diceva Alessandro, quanto sono bravo a dipingere, perché tanto lo sappiamo. Esatto. Questa è suonata malissimo, l'essere umile è suonata, vabbè, tagliamo poi dopo. No, in realtà sono illustrati, come dico io, sono dei dipinti di servizio al testo di Dante, ma non solo, alla parafrasi di Franco. E Franco questa gliela rubo a lui perché mi piace dirla a me, però in realtà l'ha detto lui la prima volta, che quando noi parliamo, lui mi spiega Dante a me e io poi illustro Dante, io poi spiego Dante a lui, perché dice che lui trova tante cose nelle illustrazioni, capisce delle cose di Dante attraverso le illustrazioni, ed è un circolo virtuoso, cioè è un servizio che le immagini fanno al testo, e naturalmente poi leggendo il testo ti rimanda l'immagine. Questo è un po' sì. Una battuta solo, perché l'altro aspetto geniale di Gabriele è stato questo, mi colpì tantissimo. Io non ci avevo pensato, non avevo formalizzato un criterio con cui fare questi disegni. Facciamo andare, allora, se stai per dire quello che penso, facciamo andare l'altra. Ulisse. Sì. Vale. Possiamo mettere l'Ulisse per fuori la terza. Scusa, non sapevo che fosse. No, se mai quella dopo, per favore. State numerate male. Ecco. Io mi dicevo, ho preparato l'Ulisse, eravamo proprio all'inizio, una delle primissime. Ho preparato l'Ulisse e io avevo in mente Ulisse uguale il naufragio, la nave, la tempesta, e io mi aspettavo una scena vivacissima, ricchissima di personaggi, sta barca che va giù, e mi presenta, sto a fare questo, ma non è l'Ulisse con tutto il casino lì, la storia? E lui mi fece l'osservazione che è nata così, io non l'avevo pensato. È stato lui che mi ha detto, ma guarda, che se noi vogliamo aiutare, quello che hai detto tu prima, se noi vogliamo aiutare il lettore a fare il percorso di Dante, ed è un percorso vero di comprensione, non possiamo fargli vedere quello che Dante ascolta. Il lettore deve vedere quello che vede Dante, non quello che sente. Dante qui vede due fiamme che parlano, e allora il lettore deve vedere due fiamme che parlano. Poi nel testo si fa raccontare anche lui come Dante la storia di come Ulisse sia morto, e lui se la deve poi figurare e immaginare. Pensate che altrimenti avremmo 100 tavole ambientate nei posti più diversi del mondo, Paolo e Francesca scannati dal cognato nel 1100, nella Rimini del 1100, Ulisse con la nave greca e le colonne d'erba. Per cui l'impianto delle immagini sparerebbe in mille direzioni assolutamente distraenti.
non si capirebbe più niente. Questo criterio, mi fa un corone, abbiamo poi parlato a lungo, è diventato un criterio di fedeltà al testo che non so quanti hanno, io di immagini ne ho viste tantissime, tantissimi già provato, ma hanno interpretato il testo a modo loro. Quindi c'è più dell'autore che non di Dante. A me colpisce quando lui mi chiama, mi chiama al telefono e dice: scusa Franco, sto facendo, che so io, Chirone e Centauri, ma su che tipo di terreno camminano? Che non mi ricordo. E io dico: Gabriele, Dio morto, terra, dai! No, è roccia, è sabbia, è cioè, allora ti tocca andare a cercare sul testo. No, e poi lui non va a cercare sul testo, dice: telefona Stefano, telefona. Sono i ragazzi, e il comitato scientifico, quindi cioè lui dice: no, guarda, adesso ti faccio chiamare, poi vabbè. Comunque io credo veramente, siccome alcuni soloni della nostra Repubblica delle Lettere, quando videro il primo originario, si stracciavano le vesti a grido: sacrilegio, sacrilegio, Dante, il nostro padre Dante, ridotto a fumetto. Io adesso che abbiamo finito l'inferno posso dire che sarà il ciclo di illustrazione della Divina Commedia almeno tentativamente più fedele al testo di Dante che sia mai stato tentato. In questo Gabriele sta riuscendo in un modo meraviglioso. Andava detto. A questo proposito io chiuderei su una nota che può sembrare filologica, ma non lo è. È la prima Divina Commedia che è preceduta da un largo commento della Vita Nuova di Dante. Questo per dire come una filologia non basata semplicemente su criteri eruditi, ma che appunto tenga conto del viaggio compiuto dall'autore nella sua interezza, recupera quegli elementi vitali che poi nel testo sono necessari. Perché se Dante arriva a vedere Dio è perché ha visto Beatrice in una via di Firenze un certo giorno. E questa cosa è fondamentale per entrare nell'universo di Dante. L'idea che l'incontro con Dio, con l'amor che muove il sole e le altre stelle, è nelle vie che voi calpestate tutti i giorni. E questo è grandioso in Dante, che niente si perde dell'esperienza umana, tutto rientra. Allora vorrei che da un lato ci raccontassi questa ulteriore follia, perché è chiaro che già fare questo libro, alla Mondadori gli sono venuti i sorci verdi, ma tu a un certo punto dici: sapete che c'è, siccome già viene piccolo, aggiungiamo anche la Vita Nuova, che così insomma lo rendiamo ancora più comodino. Da un lato questo, e poi vorrei che chiudessi, visto che siamo a Lucca, su quel bellissimo poster che Gabriele ha fatto di Lucca nel 2014, che un po' è un manifesto, se vogliamo, della sorgente da cui è nato tutto. Ma sulla Vita Nuova è facilissimo, cioè non sono mai riuscito a concepire la Divina Commedia negli anni, più la leggevo, come invece fa tutta la critica letteraria o comunque l'impostazione tradizionale scolastica, come separata dalla Vita Nuova. Tant'è che la prima proposta che feci alla Mondadori fu: facciamo una cosa rivoluzionaria, la Divina Commedia in 4 volumi, invece che 3, Vita Nuova, Inferno, Purgatorio e Paradiso. E la risposta fu bellissima, idea veramente rivoluzionaria, troppo rivoluzionaria. Ma comprensibile, perché anche commercialmente, anche proprio come impatto con un pubblico che aspetta la Divina Commedia, se te li vendi come primo volume la Vita Nuova, non piglia nessuno, ti aspetta la Divina Commedia. Tanto siamo abituati a considerarle separate. Allora parve anche a me più utile far così, rischiare magari un volume un po' pesantino come dimensioni, ma che chiarisse che se esiste la Divina Commedia è perché Dante incontra quella ragazza, si innamora e le muore sul più bello. E siccome la vita è fatta tutta così, cioè di una grande attesa che sembra essere tradita nell'esperienza quotidiana, infatti il nesso che faccio sempre al grido leopardiano o natura o natura, perché di tanto inganni i figli tuoi, allora io non sono mai riuscito a leggere il percorso della Divina Commedia se non come tentativo di Dante di capire il dramma che c'è dentro la vita,
il dolore, questa apparente contraddizione, ed è nato questo testo, appunto, impegnativo, ma da questo punto di vista mi sembra sincero, leale. Quando i ragazzi si presentano a Divina Commedia e gli la si presenta così, mamma mia, ma anche il peggiore, quello che non ha letto forse Topolino in bagno in tutta la vita, si riscuote e dice: ma non interessa anche me, perché capisco che questa cosa è dentro la vita, dentro le pieghe e le piaghe dell'esistenza, come dico sempre. Sul manifesto famoso, mi devo dire, forse potrebbe raccontarlo Gabriele, come è andata, perché mi piace sempre sentirlo. È stato l'inizio del sodalizio tra me e Gabriele. Quando abbiamo capito che lui disegnava quello che io spiegavo e io raccontavo quello che lui disegnava, e si era insieme. No, ne manca una. Ne manca una, ne manca forse una. Non c'è. No, come c'è? Forse non c'è. No. Mentre aspettiamo l'immagine, e mi viene in mente. Benissimo, allora grazie. Grazie. Parto io. Sì, sì. No, però volevo una piccola cosa velocissima a proposito dell'Ulisse, che ormai ci torniamo sopra con l'immagine. La cosa che ha detto lui, che era un po' la domanda tua, è che per tanto tempo, per 15 giorni che è stato sul cavalletto, prima che arrivasse Franco, che lui ovviamente era la prima volta che sarebbe venuto in studio, ha rischiato di diventare la tavola sulla torcia umana dei Fantastici 4. Perché per una settimana, 10 giorni, tutto il resto l'ho dipinto in 2 giorni. Poi mi sono fissato con questa cosa, che per cercare di far capire al lettore che dentro la fiamma c'era un essere umano, e alla fine di ogni giornata, allora prima in negativo, poi in positivo, poi di spalle, poi girato, poi che si vedeva un po', poi si vedeva troppo, alla fine della giornata prendevo e cancellavo proprio con malamente, anche con lo straccio, solamente quella figura. L'ultima sera in cui avevo fallito miseramente ancora il tentativo di fare sta cosa, il giorno dopo sei venuto Franco e ho detto: guardate, se io non posso vedere a Franco il dipinto finito, sono 10 giorni che sto perdendo adesso. E praticamente prima di andare via, era mezz'ora prima di chiudere lo studio, ho preso 3 colori, che poi sono quelli che sono giallo, rosso e bianco, li ho mischiati, ho preso a corpo un pennello grosso così e ho fatto le fiamme che ci sono ora. La mattina sono arrivato e ho detto: guarda, sono fatte. Quindi, e poi lui è arrivato e lui ha detto: no, in realtà quella cosa no, perché dobbiamo vedere quello che Dante vede. Era proprio il panico, dico no, ma perché non ci poteva essere l'uomo dentro la fiamma? Cioè, ma che cosa? Cioè, Dante non lo vede, tu volevi vederlo, no? Però in realtà, diciamo che lì, no, a parte tutto, l'idea di questa cosa mi è venuta da questo panico, nel senso l'idea di dire a lui, secondo me dovremmo far vedere quello che Dante è il problema, e lui mi ha detto: poi al paradiso? Poi vedremo, io ho detto. Tanto adesso vediamo l'inferno. Vabbè, quindi questo era un piccolo per chiudere il discorso, che in effetti ha... per molti versi ha rischiato di diventare una cosa molto simile, cosa che invece io ho tentato piano piano nel corso anche del lavoro di staccarmi da questa cosa. Invece, allora, questa è una delle illustrazioni dei dipinti a cui tengo di più, ne sarò breve, se mi servirebbero 2 ore per parlarne, dirò 2 minuti, che quando mi è stato chiesto di fare il poster di Lucca, io ho fatto tipo il balletto, quello di Johnny Depp in Alice nel Paese delle Meraviglie. Cioè, ero talmente contento che ho detto: un attimo, vedo se ho il tempo di farlo. Ho già da corrente, facevo così, poi ho ripreso e ho fatto: sì, ho controllato l'agenda, posso. In realtà erano anni che accarezzavo quest'idea e mi domandavo sempre: ma perché non me la fanno fare? Ma saranno che cattivi? Cioè, ma non mi vogliono bene per niente? Cioè, l'hanno fatto fare Simone Bianchi, con cui sono molto amico, no? Però anni prima, poi l'hanno fatto fare a tutti quelli più bravi, vuol dire che io non sono bravo, cioè non me lo chiedono, quindi vuol dire che faccio schifo. In realtà poi me la sono data la risposta, perché era il momento giusto, cioè l'anno in cui ho conosciuto Franco, in cui ho incontrato Dante, in cui si è avviata tutta una serie di relazioni, di amicizie, mi è stato chiesto anche di fare questo poster. Io infatti ringrazio tantissimo soprattutto il direttore, che fu molto molto carino al telefono, perché in realtà io mandai il layout e poi mi hanno detto che forse non andava bene, io ci ho perso una settimana solo per tutte le cose che avrei voluto mettere. Ho detto: se faccio il poster, lo chiedo una volta, voglio farlo bene.
Questo penso è una delle illustrazioni a cui ho dedicato più tempo in assoluto nella mia vita, ci ho messo quasi 25 giorni per dirigerla, e ogni giorno entravo e facevo un pezzetto, sembravo l'emanuense, però proprio perché era una cosa a cui tenevo particolarmente, e per la prima volta nel 2014 ho scoperto questa cosa, normalmente adesso se Lucchesi si fanno, ma dai, ho scoperto che il poster di Lucca ha uno slogan, cioè ha un claim, cioè ha una parola chiave legata all'immagine, non ho mai saputo. Cioè io apprezzavo sempre le illustrazioni dei poster, però non ho mai saputo che c'era una frase, diciamo, chiave da cui poi erano partiti gli autori per realizzarlo. Infatti quell'anno mi dissero, guarda, il tema è Revolution. A un certo punto ho detto va bene, e poi ho iniziato a fare quello che faccio di solito, cioè ho fatto una, diciamo, uno screen mentale di quello che mi suscitava Revolution, e poi ho fatto la seconda cosa che faccio di solito, cioè ho scritto Revolution su Google. Io faccio così, capito? Così. Mi è naturalmente, si è palesata davanti tutta una serie di immagini, rivoluzione francese, rivoluzione industriale, vabbè, e varie cose. E ho cominciato a fare quello che faccio di solito, che sembro, mia moglie mi dice, ma cosa stai facendo? Sto lavorando. No. Tu stai facendo niente davanti al computer, sto lavorando, giuro. Cioè io praticamente guardo immagini e metto in cartelle, guardo immagini e metto in cartelle. Cose che mi colpiscono senza un senso, un criterio lì per lì che possa, diciamo, avere senso per chi non fa questo tipo di lavoro. Dopodiché prendo tutte quelle immagini e comincio a guardare quello che mi serve. Così è stato per questo, quindi la dico in tre parole, rivoluzione industriale, cioè la rivoluzione che in realtà ci avrebbe dovuto portare molto bene, ci ha portato molto bene. Però il problema è che a un certo punto questa rivoluzione industriale che ha portato tanto bene ha tolto dal centro l'uomo, che invece è il bene essenziale. Questo è il pensiero mio, poi nel senso questo vi dico quello che ho pensato per realizzare, poi uno può anche essere in disaccordo. Qual è l'accezione, qual è la forma dell'uomo più pura? Quello che ha detto prima incredibilmente, cioè infatti quando lo dicevo dicevo no, vabbè, è il bambino, cioè noi quando siamo bambini abbiamo questa forma di purezza per cui non siamo strutturati, e quindi mi serviva un bambino che è in sala, non dirò chi è in sala, mio figlio, quindi è stato divertente anche fare in casa le foto, tutto qua, metterlo in posa. L'altra cosa è stata la città di Lucca. Cioè avevo quest'idea del fatto che c'erano queste foto molto belle dell'epoca, qui c'erano questi bambini obbligati in qualche maniera anche dalla povertà a lavorare nelle fabbriche, quindi c'erano questi macchinari neri enormi, ma anche le foto erano neri, e c'erano questi bimbi piccolissimi che raccoglievano le viti, le mettevano da una parte, le facevano le divisioni. E quindi questa cosa mi è subito, diciamo, mi si è un po', come dicevo prima, una visione. Cioè di avere questa parete enorme che poi è diventata la città di Lucca, cioè dopo è diventato questo portale, non so come spiegarlo senza sembrare matto, però in realtà tutto quanto piano piano, mentre pensavo alle cose, ad esempio anche il fatto della luce, la luce, cioè la chiave che è questo portale, questa toppa, è nel cuore di Lucca, che è lucchese, lo sa, cioè la piazza praticamente anfiteatro, che si dice essere appunto un po' il cuore di Lucca, no? E in realtà i lucchesi, un amico lucchese mi ha detto, ma mi hai messa a testa in giù, perché la Lucca in realtà è messa sulla cartina geografica al contrario, ma a me mi è servito ruotarla affinché a livello grafico, a livello di immaginazione, l'occhiello della porta arrivasse appunto in quel punto preciso, che è il punto focale, il punto centrale dell'immagine in cui c'è il viso del bimbo. Mentre la realizzavo, un mio caro amico è passato in studio e non era ancora terminato, c'era tutta la parete così mezza arrugginita, e avevo appena cominciato a dipingere il volto del bimbo, e lui mi disse, sai una cosa incredibile, ti faccio vedere una cosa. Dico, tu a me, ma sto fai? Aspetta un attimo. Mise la mano sul viso del bambino, il mio figlio, e a un certo punto tutta l'immagine risultava angosciantissima. Cioè una cosa. Ho detto, quando io levo questa mano qua e guardo lo sguardo del bambino, tutta questa realtà non mi sembra proprio così brutta, perché il bambino è sereno e ha uno sguardo fiducioso. Poi adesso questo mi interrompo, questa è un po' l'idea mia. Adesso però vi faccio raccontare quello che è successo da Franco, perché così chiudiamo l'incontro con bellezza. Una battuta sola, sono entrato nel suo studio, vedo questa cosa,
e sono rimasto folgorato, gli ho detto: ma cos'è? È il manifesto di Lucca. Ma è un manifesto di Lucca, questo è il più bel manifesto sull'educazione che abbia mai visto in vita mia. E lui mi fa: ma l'educazione cosa c'entra? Invece io fui folgorato semplicemente da questa considerazione. Per me l'educazione è sempre stata introdurre me stesso e i ragazzi e i figli a una speranza grande che la realtà possa non essere quello schifo che sembra. Sapete che la parola schifo è quella con cui i giovani definiscono la vita e quel che hanno di fronte. Che invece ci sia un punto di luce, di speranza grande, e che si tratti nella vita di imparare ad entrare là dove tutto, come diceva Alessandro prima, si ricompone e ha significato, a me pare lo scopo dell'educazione, della scuola, dei figli. E l'idea non è che sia mia, non è che sono un genio, semplicemente c'è una poesia che sono legatissimo, I due orfani di Pascoli, dove i due bambini rimasti senza la mamma hanno paura della realtà terribile che hanno di fronte, e qui la città di Lucca così buia, arrugginita, insieme mi ha colpito tantissimo l'arcangelo protettore della città, anch'esso morto tra i morti, come dire che nemmeno la tradizione cristiana sembra a volte aver più niente da dire, ma nonostante questo la realtà resta grande. E questo bambino, che l'adulto non c'è, ma lui ha in mano una chiave che evidentemente l'adulto gli ha dato, si volta come dire: oh, grazie, hai fatto il tuo mestiere di padre e di insegnante, mi hai dato la chiave per entrare in una realtà grande, con fiducia, con coraggio, con letizia, adesso tocca a me. È l'esito più positivo che riesco a immaginare dell'educazione, che il figlio, che l'alunno possa dire: adesso tocca a me, perché l'adulto gli ha consegnato la chiave, non lo sostituisce nel vivere, gli dà gli strumenti per farlo. E vivere è scoprire quella luce di cui i due orfani di Pascoli parlano quando dicono, ricordano poi ai tempi in cui c'era la mamma, loro due dormivano al buio sempre, ma senza paura, perché dalla serratura veniva lume, dice il testo di Pascoli. Io appena ho visto questa serratura illuminata, quella frase, quel verso non poteva non venirmi in mente, e quindi è scattato un link che mi ha fatto dire questa cosa. Io l'auguro a tutti gli educatori, a tutti i genitori, che il loro figlio, il loro alunno possa girarsi, ringraziarmi sereno e dire: adesso tocca a me, affrontare la vita, ma andando a vedere quanto è grande, quanto è bella e quanto è luminosa, con quella chiave poi preziosa buttata per terra e spezzata, come dire: soldi, potere non servono a niente, ci vuole la chiave tutta. E così fu. Poi sui commenti. Grazie Franco, grazie Gabriele e grazie a tutti voi. Alla prossima. Grazie.